Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Violetto. Nel video di oggi andremo a sfidare il primo Pokémon dominante, mentre nello scorso è stata vinta la prima medaglia. Quindi facciamo una medaglia, un dominante e poi vediamo insomma se proseguire con le medaglie o se sfidare subito il Team Star, perché ho visto che il dominante, la seconda palestra e il Team Star stanno tutte quante concentrate in un'unica zona e sarebbe davvero interessante fare tutto quanto insieme in modo da avere tutta quanta roba vicino. Oh mio Dio, qua ci sono nuovi Pokémon, amici miei. Bisogna catturare tutto. Allora, bisogna prendere anche Shinx, Rookie D e il sale. E c'era anche Makuhita che non ho preso prima. Boh, io sto andando in zone che non dovrei visitare, credo. Mamma mia, che acrobazie pazze con Miraidon. Wow, non so perché, ma mi viene da chiamarlo Coraidon. Da qui ancora non si può andare. Mi butto, aiuto. Ah, ma c'è lo Stuntler pazzo qui. E lì si può risalire. Ah, potevo anche scendere in tutta tranquillità, eh. Vabbè, Stuntler, sei mio allora. In passato aveva molti nemici. Si dice che per questo fosse più forte, addirittura capace di evolversi con le proprie forze. Ah, ah, eccolo. Eccolo, vedi? Oh mio Dio! La pre-evoluzione di Kojo. Oh mio Dio, 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 Dio. Oh, che bella sorpresa. Che bella sorpresa. Che bella sorpresa. Eccomi. La pre-evoluzione di Armarouge. Come di Armarouge però? Charcadet. Ma è rosso, quindi di Armarouge? Ma questo è violetto, dovrebbe esserci Serulege. Però la punta sopra è blu, forse. Vuoi vedere che è di entrambi? Faccio braciere perché ci voglio andare piano, dicevo. Melma, a fuoco ardore. Bello. Non so se è spettro anche la base. Perché il Pokémon evoluto è spettro, ma la base non so se è, se è spettro anche. No. Mamma mia, che paura! Cadetto Charcoal? Cadetto del carbone? Un altro Pokémon spettro fuoco in squadra non si può. Ho già coso, Croccomela che diventerà fuoco spettro. Già è fuoco. Spettro con l'ultima. Charcadet, infantigno. La sua energia termica aumenta di intensità durante le lotte, raggiungendo i 1000 gradi centigradi. Adoro le bacche ricche di grassi. Attenzione! Chi è? Pepe? Ehi, Link! Il dominante delle scogliere dovrebbe essere da qualche parte in questa zona rocciosa. Ho cercato un po' qui intorno, ma non ne ho visto nemmeno l'ombra. E se fosse in alto attaccato a una parete? No, è impossibile. Non penso proprio che abbia fatto tanta strada. Perciò vedi di non cadere giù da un precipizio mentre lo cerchi. Se qualcosa non ti torna, magari dai un'occhiata in giro con l'app mappa. Va bene. Io sto allenando molto Flamico perché ha doppio calcio ed è tipo lotta, quindi prende anche lo Stabra a doppio calcio. E dato che Clough si sa essere roccia, c'è anche segnato sulla mappa che è roccia. Insomma, no, volevo catturarlo. No, di sorpresa, ti va bene? D'improvviso, guanciotte rosse, che bello! Questo però, vabbè, è un Clough normale. Allora, dato che Clough è un Pokémon dominante, non penso evolva. Perciò in squadra non penso di mettercelo, perché se non evolve. Vive su ripidi di rupi, schiva gli attacchi muovendosi di lato mentre mira dritto al punto debole del nemico con le sue chele. Allora, prima di andare dal dominante, qua c'è una cosa che voglio controllare. Ste cacchio di strutture che abbiamo visto nei trailer decine di volte. Ora voglio vedere che cosa c'hanno sopra.
perché sono così importanti. Ok, è cambiata la musica. Niente, si sale, continuiamo a salire. Beh, perlomeno la posa delle mani e dei piedi è giusta, perché se no era grave. Almeno le scale, quelle da salire in questa maniera, le fanno bene. Una MT, metronomo, e... Ah, ma c'è lo scrigno di Gimme Goal! Allora, dato che... Vabbè, questo si sa che era Gimme Goal, non è che è una sorpresa. Quindi questo è il Pokémon vero e proprio! Leccata, dato che è spettro. Oddio, livello 10. Perfetto, perfetto. Proviamo a catturarlo subito. Ah, ma c'è una città enorme laggiù! E un altro... Aliello Stazones! E lì un'altra di queste strutture più in là. Certo che il Field of View c'è. Che poi il gioco visivamente sia un pugno in un occhio è un altro discorso, ma a me sta piacendo tantissimo. Cioè, ragazzi, al diavolo che fa ribrezzo a vederlo. Cioè, a me piace. Divertente e divertente. Bene. È un po' che dice Pokédex. Vive dentro un vecchio forziere, non sembrando affatto un Pokémon, a volte finisce in un angolo di negozi di strumenti. Poverino. Tra l'altro dice forma scrigno, sì, quindi ti fa capire che ha più forme. Io mi butto e mi salvo col... Guarda, più veloce così, Non per dire nulla, però è più veloce. Allora, non penso ci siano altri Pokémon, così a colpo d'occhio. Guardalo, ho detto, guarda, ci sto sopra probabilmente. Ed infatti mettiamo primo Flamigo. Hello, ciao. Oh, che bisogna fare? Ah, ma sta scappando? Devo raggiungerlo, forse? Vuole lottare in un punto più congeniale a lui? Ah, destinazione raggiunta, ok. Ah, perfetto, ci siamo, eccolo. Belli gli occhietti. Poligonali. Dei trapezi. Allora, sto da solo? Non c'è Pepe con me a rompere scatole? Vabbè, meglio. Oddio, sono un po' troppo forte, forse. Iraguscio, ah. Ok. Basta! Quanto? Possiamo continuare. Blocco, non posso usare strumenti. Ah, non posso scappare. Ah, divieta gli strumenti, giusto. Ok, è arrivato a cottura. Quindi che succede? Diventa più forte? Fa la seconda fase? Ma come scappa? Ah, ma eccolo. Quindi che fa? Boia, questo non è spacca roccia, spacca montagna. Almeno la presa con la chela. Ah, Pepe, sei arrivato allora. Pensavo di non vederti arrivare. Link, hai trovato il Pokémon dominante? Quello è il dominante delle scogliere. Ma è enorme. È un dominante. Sarà diventato più forte adesso che si è pappato quella spezia? Come fai a sapere che è una spezia? Mi sembrava semplicemente un'erba. Ah, forse in inglese è erba. Dobbiamo stare attenti, Link. Ok. E c'è una grotta lì dentro. Mio Dio, che è un Super Saiyan è diventato. Super Saiyan rosa. Questo è Zamasu. Aspetta però, ora che è più forte, no? La terra come ce l'ho? Tipo lotta! Vai con la terra tipo lotta, vai! Mi sono un attimo confuso.
Si mette male, non perderò mica. A Shellder lui, bene. Quindi, sarà tipo lotta. Ma è uno Shoryuken! È uno Shoryuken quello! Oddio, non gli facciamo poi tanto! Di quanto si è potenziato con quella spezia! Che cavolo era quella spezia? Dai, con il raguscio! Cos'era quella spezia? Una bontà sopraffina! Mamma mia! Vai, doppio calcio ancora. E mi sa che è fatta poi. Perché praticamente ce lo siamo lavorati io e Flamigo. Che devo soprannominare Flamengo. Ah, ma questo era un brutto colpo, scusami. Ah no, perché si è diminuita la difesa. Giusto. Si è rimpicciolito, è tornato ad essere un Pokémon normale. Il mio Clough è salito invece, è buono. Chissà, poi magari troverò un modo di utilizzarlo. Ma dai, è andata alla grande! Ottimo lavoro, Link! Certo che i Pokémon dominanti fanno paurissima quando li si fa arrabbiare. Ok, quindi entriamo nella grotta e troviamo la spezia. La spezia nascosta che ha mangiato dovrebbe essere qui dentro. Setacciamo il posto prima che ritorni. Ora mi devo ricordare che Pepe ha la voce un pochino più raca, dura. E lui che è proprio, no? Temprato dalle difficoltà della vita. Un uomo vissuto. Occhio, è buio qua. Ah! Ok, ha pestato un sassolino. Questa è una delle spezie nascoste, identica a quella che ho visto nel libro. Dolce. Sì, e vai, grazie Link, è tutto merito tuo. Allora, vediamo che dice il libro. La spezia nascosta dolce fa bene allo stomaco e aiuta la digestione. Pare che sia ottima anche contro il mal di pancia e l'inappetenza. Vorrei dargliene subito un po'? Bene, ora ti preparo uno spuntino spaziale, vedrai, ti stupirò! Un po' di questo e un po' di quello! Wata! Yeah! Pronti? Ecco a te un panino alla pepe speziatissimo! E per ringraziarti di averti sconfitto il Pokémon dominante, voglio anche regalarti una medaglia! L'ho fatta modificando una riproduzione di una medaglia delle palestre. Ok, sembra buono quel panino, fa le stelline. Assaggiamolo? Ah, ecco allora come recupera i suoi poteri. È questo che vuole? È uscito da solo? Vi ricordate il panino che gli abbiamo dato inizio al gioco? No, caro, non ce n'è per te. Vuoi dare il panino a Miraidon? Ah, ma che fai? Devi il panino che ho preparato apposta per te? Ora non ne ho più per te, Link. Non c'è proprio... Che tristezza! E dai, così mi fai fare la figura dell'egoistone. Tieni, la metà del mio. Gustatelo, mi raccomando. Guaghia! Beh, l'hai già finito? Miraidon impara la mossa cavalcatura corsa. Non sarà mica diventato più potente. Cosa stai guardando? Ce l'hai davanti al naso! Cosa guardi? Non posso crederci, queste spezie sono incredibili! Se hanno un effetto del genere sono sicuro che... sono sicuro che saranno utili per la ricerca dei tesori.
Sì, è per forza così. Bene, ci siamo riempiti la pancia mangiando i panini alle spezie nascoste. Iniziamo a mettere a posto, va. No, tu non ti scomodare, sarai stanco dopo aver lottato con il Pokémon dominante. Qua ci penso io. Magari nel mentre comincio a cercare le altre 4 spezie nascoste, ok? C'è tanta fretta di trovare ste spezie, Pepe? Grazie davvero. Ok, via libera. Vieni pure fuori. Ma ha tirato fuori un Pokémon? E poi si è inginocchiato. Faccio finta di non aver visto nulla, ma... Hello Link, sono Tulum! No, professor Giga Chad. Braddon sembra aver recuperato uno dei suoi poteri originari. La velocità di corsa quando si aggrappa al Pokémon sembra essere aumentata. Puoi premere lo stick sinistro per correre in groppa a Miraidon. Ok. Prosegui nella tua avventura insieme a Miraidon e viaggia in lungo e in largo per il vasto territorio di Paldea. Non c'è un itinerario predefinito. Controlla la mappa e decidi le tue prossime destinazioni in autonomia. Potresti dedicarti a esplorare i luoghi che ti incuriosiscono di più, ad esempio. Le varietà di esperienze che farete insieme vi aiuterà senz'altro enormemente a crescere. Continua a prenderti cura di Miraidon, mi raccomando. Ma se io invece volessi tornare dentro a vedere che sta combinando Pepe? Non si può. Ah, ecco, così corre. Ah, vabbè. Ui, salve. Wow, si sale sopra i monti. Bello. Allora, amici, l'episodio termina qui con questo bellissimo Miraidon che ha recuperato le energie, o meglio, qualcosina in più di prima. Vi ringrazio ovviamente per aver seguito il video, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!